Esistono molti tipi di suoni e canzoni. Uno tra questi è la melodia dolce. Quella melodia che nella sua complessa sinfonia di note cerca costantemente di trasmettere leggerezza e amore al cuore di chi l'ascolta. E magari, perché no, anche a se stessa. La melodia dolce viaggia in una brezza di sentimenti ed emozioni, ma a volte, proprio perché trascinata da un vento di passioni, rischia di uscire dal suo spartito, perdere se stessa e anche colui o colei che alimentava la sua fiamma. Oh, che ho il piacere di ringraziare per un gesto così gentile. Suo cavalier Filippo. Oh, che eleganza. Beh, più che altro questione di prontezza. Se fossi stato pronto non mi avresti lasciato cadere. Beh, allora ci salutiamo. Posso chiederti il numero? Potresti chiedermi di uscire. Beh, posso chiederti di farti trovare sotto casa tua per le 8. Ok. No, ehi, aspetta, ma dove abiti? Trovami! Registrazioni sonore, c'è il bello delle persone! Basta solo qualche frequenza. Prego, parlami! No, non posso. Cosa vuol dire che non puoi? Non ci riesco. Come mai mi trovo qui? Ti ho trovato! Per la strada! E mi hai portato qui. Ecco qui. Grazie, sei stato molto carino questa sera. Beh, pensa che c'è gente come te che lo è costantemente. Questa era pessima. Lo so, scusa. Non scusarti, piuttosto pensa a rimediare. Come? Magari con un bacio. Voglio che tu sappia che ti amo lo stesso. Mi spiace per tutto quello che è successo. Com'è bello far l'amore da Trieste. Bugiardo. No, bugiardo no. Puoi dirmi tutto quello che vuoi, ma che sia un bugiardo no. Che minchiafone che sei! Sei solo una hai capito? Comunque, perché hai dovuto mettere sta cacchio di foto su Facebook? Sei solamente invidioso. Di cosa? Di un amore finto come il vostro? Guarda, non ti azzardare. Voi maschi mi fate tutti pena. Hai fame? No, grazie. No, non sto bene. Non riesco a vederti così. Ti prego, basta. Non ce la faccio più, ti prego. Ti aiuterò, lo giuro. Qualsiasi cosa accada, sono pronto. Se fossi stato pronto, non mi avresti lasciato cadere. Ascoltami, ti prego. No, io non ascolto.
cazzo di niente, mi fai schifo. Non ce la faccio a sentirti così, ti prego smettila. Ah, non ti piace? Vorrà dire che non la sentirai più. Ciao. Ehi. C'è filo in bagno, è chiuso lì da un'ora. Cosa ci fai qua? Non lo so nemmeno io. Non ricordo più nulla, Betty. Ecco. In realtà non so neanche quanti giorni siano passati. Mi sono svegliato qui e basta. Quella sera. Cosa? Il signor Nosy. L'ho incontrato. Era una persona che avevo già conosciuto. Stai parlando del responsabile di tutto questo? Era un tizio che avevo già conosciuto a una festa. La sera di Capodanno. Dimmi dove posso trovarlo. Ecco. Dimmi dove cazzo posso trovarlo! Ehi, calmati. Non serve a niente andare da lui, perché ti arrabbi tanto? Perché? Eh? Perché mi ha portato via la cosa che amavo di più a questo mondo. Quindi ti prego, dimmi dove posso trovarlo. C'è una casa abbandonata in un bosco, limitrofa alla zona. Un ex conservatorio. Grazie. Ehi, ascolta. Se trovi Fede, non dirgli che mi hai incontrato. Non dovete per nessuna ragione seguirmi. Anzi, allontanatevi il più possibile dalla zona. Perché? Sul colle qua dietro c'è un ripetitore da cui sono partite tutte le onde che hanno contaminato tutto quanto. Non ne sono sicuro, ma forse... se riesco a causare un'implosione di energia, potrei fermare la musica. Voglio provarci. Però è pericoloso, ed è perciò che non voglio che mi seguiate. Devi promettermelo. Te lo prometto. Ehi, sei tornato? Sì. Tu invece? A quanto pare te ne stai andando? Vabbè, dai, entra. Piro, oh, che è successo? Guarda, Fede, non lo so. L'ultimo ricordo che ho di quella casa è una botta al piano di sotto e poi più nulla. Nulla. Poi, vabbè, mi sono svegliato e... Così. Senti, lasciamo stare. Senti, ma dov'è che stai andando? Sto andando dal signor Nosy. Di lui abbiamo un conto in sospeso. Sì, ho capito, Filo, ma... fatto, Miss. L'hai visto? Se trovi Fede, non dirgli che mi hai incontrato. No. Appunto. Dobbiamo trovarlo, Filo. Perché? Andiamo a cercare il signor Nosy. Tanto, Fatton se la caverà, no? No. Io devo cercarlo. Perché ci tieni tanto? Non hai uno scopo. Eh? Perché il mio scopo
Fede! Fede! Oh! Ti ho mentito! In realtà l'ho incontrato, Fatto. Ma non puoi inseguirlo. Vuole causare un'esplosione per fermare tutto questo. È pericoloso. Perché dovete lasciarci la vita entrambi? Eh? Non vado a lasciarci la vita. Vado a fermarlo. Per giocarci l'ultima possibilità di mettere fine a tutto ciò? Non è saggio fermarlo. Ti posso garantire che non è neanche saggio fermare me. Buona fortuna.